rimasto a terra Conti e ci sono volti molto preoccupati da parte dei compagni di squadra. C'è stata anche l'indicazione da parte del direttore di gara del dischetto del calcio di rigore. Adesso potremo rivedere probabilmente con più tranquillità cosa è accaduto. Un pallone tagliatissimo sul secondo palo, preoccupato l'avversario papà Bruno Conti, che osserva con molta tensione l'affannarsi anche dei medici attorno a Daniele. Qui il miracolo di Giulio Sergio, poi Juan, la palla che rimbalza, arriva Conti e trova ancora i piedi di Burdisso e la gamba sul ginocchio, e qui un dolore fortissimo per Conti con un colpo che va direttamente sulla rotula. Da qui forse lo vediamo meglio, entra con la gamba tesa Burdisso nel tentativo di intercettare il pallone e si tiene infatti la gamba subito Conti. C'è anche Totti vicino a Bruno Conti. La prima decisione del direttore di gara è stata quella di indicare il dischetto del rigore. Non ci sono stati per ora altri interventi sanzionatori. Vediamo Biondini, qui acqua fresca, il miracolo di Giulio Sergio. Va Matri, attenzione adesso, Burdisso, gamba tesa tutta sul ginocchio di Conti, che si avvede subito e avverte subito fortissimo dolore. Si avvede subito evidentemente che l'intervento non è stato solo falloso, ma ha procurato anche qualche danno collaterale. E adesso l'affannarsi dei massaggiatori, dei medici, nel tentativo di ridurre i danni e di comprendere, anche far comprendere a noi esattamente la situazione in campo. Torniamo a Cesena.